Allora, Isabella Bius, siamo qui a Cutro. Ma ai telespettatori di spiegare bene nei particolari, diciamo, questa grande serata di spettacolo. Innanzitutto questa è una serata di finale regionale per un concorso che si chiama I Voice for Music. In tutta Italia ho fatto queste finali regionali e questa è l'ultima finale che mi spettava fare ancora e dopo di ciò da domani si incomincia a preparare la fase successiva, il format televisivo che ho ideato proprio per portare i ragazzi, ragazzi di tutta Italia, ragazzi che cantano da piccoli a grandi in una vetrina, una grande vetrina dove potranno essere visti appunto in tutta Italia, anche se magari non sono ancora diventati dei big. Devo dire che il livello è molto buono, non sono ancora dei big, sono ancora nella fase gioco per i piccoli, nella fase un po' più avanzata per quelli un po' più grandi e sicuramente per qualcuno potrebbe essere anche il trampolino di lancio per quanto riguarda un contratto discografico. Ci sono quattro categorie di partecipanti, giusto? Come sono suddivisi questi partecipanti? Per come dire, qualità o per età? Non si può dire per qualità perché chi partecipa comunque ha già una qualità canora ben evidenziata. Sono sicuramente per età, quindi a categoria baby, a categoria junior, senior e over 21. Quindi si parte dai 5 ai 10 anni, dagli 11 ai 15, dai 16 ai 20 e poi 21 anni in poi, che è la categoria un po' più quella che deve andare avanti. Sicuramente con qualche situazione di contratto se viene fuori. Dunque, questa non è una serata dove vincono, passano più che vincono, passano alla successiva semifinale nazionale in cui si accederà appunto per meriti. Chi arriverà ad avere un voto stasera che supera un certo livello, sì, passerà alla fase successiva che sicuramente vedrà altri personaggi, oltre a Marco Vito che è vocal coach di Ti lascio una canzone, The Voice con Cocciante, ci saranno altri personaggi nelle semifinali tipo Marcello Balestra della Warner, Luca Venturi, un altro produttore discografico, Checco dei Modà che non è il Checco ma l'autore e produttore anche, ma inoltre è anche arrangiatore dei Modà Bene. e altri. Io adesso chiuderò questa intervista, breve intervista, con una domanda un po' provocatoria. Ho intervistato i protagonisti, alcuni, non tutti perché ho visto che sono numerosi. Ho visto ragazzini molto giovani, addirittura di 10 anni, che veramente, come dire, hanno manifestato una passione per questa disciplina, e quindi anche questa opportunità che gli viene data è una cosa bellissima. Però non c'è il rischio che magari questi ragazzi troppo giovani possono rimanere delusi in qualche modo, oppure vengono sviati magari anche dalla scuola. E questo adesso non lo so, io è una domanda che faccio per capire bene questo mondo di giovanissimi in questi impegni così grandi, ecco. Allora, qui è la nota dolente. C'è il ragazzo che ama realmente cantare e vuole andare avanti per se stesso, per quello che gli piace fare e quindi va avanti a tutti i costi, studia perché tutti quelli che vogliono cantare sul serio sono i primi della classe. Sono sempre perché devono sopperire magari a qualche assenza in più con lo studio maggiore e quindi sono stimolati da questo e per mia esperienza. Tutti i ragazzi che hanno fatto le trasmissioni a cui ho portato ragazzi, Ti lascio una canzone, io canto, avevano delle medie altissime e questo per i piccoli, però c'è il discorso che poi i genitori, per quelli che non hanno poi questa passione, spingono invece i ragazzini che non hanno quella passione reale. Quindi bisogna correggere più i genitori. E bisogna correggere i genitori in quel caso.
a cui do un bacione, però ogni tanto devono fare attenzione a non caricare troppo di responsabilità i bambini che cantano. Se vogliono cantare ben venga, ma devono essere loro a voler cantare. Per i grandi può diventare una cosa, un lavoro, perché in un modo o nell'altro, se amano cantare, troveranno una strada per riuscire a fare qualsiasi cosa, dall'insegnante al piano bar, magari qualcuno riuscirà realmente ad arrivare. Vorrei dire a tutti i ragazzi che cantano, che studiano canto, di continuare a studiare, di non sentirsi mai arrivati. Grazie anche a Cutro per questa serata di spettacolo e un augurio a tutti i ragazzi. Adesso abbiamo qui una delle protagoniste, Grazia La Tassa, che è una ragazza che tra l'altro ho incontrato qualche anno fa a Sala Baganza, era ancora una ragazzina e veramente aveva una voce straordinaria. Oggi la troviamo qui in questo grande spettacolo e lascerò la parola a lei per descriverci questa serata, un po' anche le emozioni e tutto il resto. Allora, Grazia, come ti senti in questa serata qui a Cutro, in questa grande piazza? Allora, io mi sento emozionatissima, però sono anche pronta e voglio dare il meglio per passare ad andare a Roma e diventare qualcuno, anche perché è il mio sogno, voglio realizzarlo. Credo che tutti hanno un sogno e vogliono anche realizzarlo. Un sogno da realizzare. Quindi cerchiamo adesso di spiegare ai nostri telespettatori di spiegare bene in che cosa consiste questo spettacolo e quali sono le possibilità. Allora, la prima serata eravamo 50 partecipanti. Dentro 50 partecipanti dovevano scegliere 20. E stasera duetteremo per passare ci sono tre posti. Chi passa in questi tre posti andrà a Roma. Quindi farà un programma televisivo con Isabella Abiuso. Poi però so che anche in questi tre partecipanti poi ne dovranno scegliere solo uno. Infatti stasera ci sarà anche un collaboratore di The Voice e ci saranno anche i vincitori che ha scelto Riccardo Cocciante. Bene, questa quindi è una grande opportunità. Io ti ho vista cantare qualche anno fa a Sala Baganza, no? Era ancora una ragazzina. Come ti senti da allora ad oggi? Cioè, ti senti cresciuta? Ho visto tra l'altro che hai cantato anche a Cutro più volte, ti ho vista in diversi spettacoli. Puoi spiegare la differenza che c'è tra una ragazzina che canta e adesso questa serata invece che, come dire, c'è un sogno da realizzare? Prima avevo 8 anni quando sono stata a Sala Baganza e mi sentivo, cioè ero ancora una bambina, non avevo proprio le qualità di un artista. No, non mi sento un artista, però le persone che mi sentono mi giudicano per quello che sono e adesso di realizzare il tuo sogno. Sì, vabbè, certo, è normale. Ho delle qualità che credo che tutte le ragazze, se vogliono diventare vogliono diventare un qualcuno, credo che se hanno l'opportunità, il talento. De Masi Giada, un'altra protagonista di questa serata di spettacolo a Cutro. Adesso lascerò la parola a questa giovane cantante per spiegarci un po' le emozioni che si provano a questa giovane età, avere l'opportunità quindi di arrivare anche a cantare a livelli più alti. Vabbè, sempre un'emozione salire sul palco, anche perché cioè, si ha l'agitazione di salire, poi magari quando si sale non è niente. Certo, adesso è solamente un sogno, però se un giorno può diventare qualcosa di più, cioè, sarei felice. La signora Abiuso mi ha sempre, cioè mi ha contattato se volevo fare parte del suo provino. Siamo stati circa un mesetto fa sempre qui a Cutro a fare una serata e sono passata, adesso siamo qui a fare la finale. Allora, l'ultima domanda, sei venuto a Cutro quindi per la seconda volta. Questo paese di cui si parla tanto, come ti è sembrato? Sei stata accolta bene? Come dire, di qualcosa sulle emozioni che hai provato a cantare in questa grande piazza, che tra l'altro è intestata a un grande campione del mondo di scacchi. Quindi un po' una manifestazione così di un sentimento per questo paese.
Vabbè, quando sono arrivata c'è stata sempre un'emozione conoscere un paese nuovo, perché io prima non sapevo com'era, insomma, però arrivando qui c'è stata una bella accoglienza, poi i negozi, no, mi sono trovata bene. È venuto il turno di un'altra giovanissima protagonista, Stefania Scarfone, 16 anni. Allora, Stefania, io non so adesso il percorso che hai fatto per arrivare a questa serata, però questa mi sembra una serata importante. Vorrei capire, sapere cosa provi e qual è il tuo sogno, se lo fai con un obiettivo ben preciso o è solo un gioco. Allora, cantare è la mia passione e questa esperienza diciamo che aiuta a crescere e soprattutto a formarsi in questo mondo, diciamo. E ora sono contenta di essere qui perché c'è molta gente, quindi mi piace espormi perché è la mia passione e il mio sogno è quello di superare il provino. La prova, insomma, e quindi poi arrivare a questo format televisivo che verrà fatto a Roma. Il percorso che hai fatto per arrivare qui qual è stato? Sei stata già eletta da qualche altra parte? Ne vuoi parlare? Abbiamo fatto un'altra serata in un'altra zona di Cutro e sono stata scelta. Questa è il secondo, diciamo, la seconda fase per passare poi ad altre fasi e poi arrivare alla fine. Ora ti voglio fare una domanda un po' provocatoria, insomma. Nella vita cosa fai, Stefani? Non è che abbandoni gli studi magari per seguire la passione per il canto, no? Spero di no. A me piace studiare e diciamo che il canto lo faccio come passione e come hobby. Prima faccio i compiti e dopo si canta, dai. Stefani, un'altra domanda. La cosa più bella per te stasera qui, qual è, diciamo? Essere ascoltata da tua madre, da tuo padre, dai tuoi amici o che cosa? Beh, la cosa più bella questa sera è che canto nel mio paese e quindi la città dove sono nata e quindi è un piacere. Allora, un'altra giovanissima protagonista, 13 anni, Maria Grazia Sestito, che parteciperà a questa grande serata di spettacolo per questa selezione di giovani cantanti che dovranno andare a Roma. Allora, Maria Grazia, tu sei molto giovane, vedo che come però sei ben attrezzata, no? Intanto la canzone, mi dirai la canzone che canti e poi come ti senti di cantare nel tuo paese davanti a tante persone che ti conoscono, se sei particolarmente emozionato o se invece sei bella, agguerrita e coraggiosa. Allora, canto Scintille di Annalisa Scarrone. È una grande emozione cantare di fronte a tutte le persone che mi conoscono, ma soprattutto davanti alla mia famiglia, i miei amici che mi sostengono, e la mia insegnante, tutto il paese. Allora, tu presumo studi, ne vai a scuola. Però questa sera, diciamo, canti così per divertirti o perché effettivamente hai un sogno da realizzare e vuoi raggiungere degli obiettivi? Perché ho un sogno da realizzare, perché questa è la mia passione, quindi la coltivo ogni volta, andando avanti. Quindi i sogni come a volte si realizzano, giusto? Sì, sì. Ora è la volta di Diana Silvestri per esprimere l'emozione di questa grande serata di Cutro. Allora, Diana, vedo che sei molto giovane, no? 10 anni. Come ti senti? Come sei pronta per questa serata? Sì, sono pronta. Mi sento carica, diciamo, sì. Quale canzone canterai? Il mare d'inverno di Loredana Bertè. Bene. Allora, Stefania, tu vai a scuola e fai anche questo mestiere, diciamo. È un mestiere o è un gioco? È un gioco o un mestiere? No, è un vero e proprio mestiere, è diventato un vero e proprio mestiere per me. Quindi lo fai con passione perché speri in futuro di riuscire a farlo come lavoro. Però ancora, voglio dire, dovrai prima studiare, andare a scuola o no? Ancora è una piccola passione che poi penso che nel tempo crescerà. Bene, un in bocca al lupo a Diana Silvestri di Cotronei, 10 anni studente. Studente con ambizione di cantare, giusto? Una grande serata di spettacolo a Cutro stasera da Piazza Gio Leonardo di Bona, organizzata dalla parrocchia della Santa Annunziata e da Don Ciccio Poerio, col patrocinio dell'amministrazione comunale. Abbiamo intervistato i vari personaggi, diciamo, di questa grande serata e speriamo che da questo palco questa sera da Cutro usciranno veramente dei talenti. Molti sono giovanissimi, lo abbiamo visto, però sono agguerriti, pieni di grinta e soprattutto con una grande passione di realizzare il proprio sogno, quello di diventare qualcuno nel mondo della musica.